Carissimi amici e amiche, bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi. Anzitutto un santo 2023 a tutti, questa è la prima catechesi del 2023 e cominciamo alla grande perché oggi andiamo in paradiso, a Dio piacendo, quindi cominciamo a trattare il più bello forse di tutti quanti i nuovissimi, che è appunto quello riguardante il paradiso, dove speriamo tutti quanti di andare. È il fine della nostra esistenza, è il motivo per cui siamo stati creati, è la concentrazione di tutte quante le delizie, non solo possibili e immaginabili, ma anche immensamente al di là di tutto ciò che è pensabile e immaginabile. Vorrei iniziare proprio citando un celebre passo di San Paolo al riguardo, che quelle cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito, la grandezza delle cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Quindi non c'è, noi parleremo del paradiso un po', però a parte che ogni volta che si parla dei misteri della fede stiamo sempre balbettando qualcosa perché la nostra comprensione è molto inferiore a ciò che potrebbe essere, e comunque non adegua mai, evidentemente, no? La conoscenza del mistero. Noi abbiamo la grazia di poter stare nella Santa Chiesa Cattolica, dove c'è la pienezza della verità. Per cui noi abbiamo una conoscenza vera, reale e oggettiva di tutti i misteri della fede. La loro comprensione, tuttavia, in questo mondo è sempre molto imperfetta e molto limitata. Quindi cercheremo, evidentemente, di balbettare qualcosa sulla scorta, anzitutto, come sempre, anzitutto di alcune citazioni bibliche, di alcuni passi bibliche biblici che inequivocabilmente attestano l'esistenza del paradiso e la sua bellezza. Poi, come sempre, ci passeremo in rassegna anche su questo, la letteratura è sterminata, diciamo così, i documenti del Magistero della Chiesa e il Catechismo, e poi, ascoltando un po' delle cose belle che sul paradiso dice San Tommaso, come sempre cercheremo alla fine di trarre qualche conclusione, quindi, e di riflettere sull'insieme in maniera sistematica. Volevo ricordare, insomma, che chi vuole farsi un'idea del paradiso, di parte del paradiso, che io lo invito, se non lo stesse già facendo, ad ascoltare quando può, evidentemente, l'altro importante ciclo di catechesi che sto facendo, quest'altro che è dedicato al libro di Tenera Amata, dove lì si entra in alcuni dettagli di ciò che riguarda la cosiddetta gloria accidentale dei beati, cioè quel di più che il Signore concede in misura proporzionale, evidentemente, come tutto accade in paradiso, come vedremo, ai meriti ottenuti attraverso le buone opere e la santità raggiunta nella vita terrena. Si tratta di la gloria occidentale, comprende tutti quanti quei beni, e appunto in più, che vanno ad andare oltre la visione beatifica, che è il godimento delle realtà create da Dio stesso, che integra la beatitudine in maniera molto molto dilettevole. Qui, grazie all'ausilio di una bellissima rivelazione privata, certo, leggendo il libro di Tenera Amata, al di là di alcuni passaggi molto molto impegnativi, perché interlocutore di questa anima beata era un uomo di scienza, e quindi per far comprendere alcune cose a volte si usano concetti molto molto sì, impegnativi, diciamo così, ecco, da un punto di vista di conoscenza, però ci sono dei passaggi dove
Vengono descritte alcune delizie paradisiache in maniera tale da affascinare chiunque, cioè le persone che hanno letto, che sentono queste cose, evidentemente ci credono, ma risultano assolutamente molto credibili, ne rimangono estasiate, deliziate, e l'effetto che ti fanno è che ti viene voglia, meno male, ti perdoni, di lasciare questo mondo e di partire, quindi la morte diventa molto meno temibile, anzi, per niente temibile se si crede profondamente nel paradiso e soprattutto si è vissuto in modo tale di fare il possibile per raggiungere la salvezza. Nessuno di noi può essere certo di farcela, però abbiamo sempre la testimonianza della nostra coscienza, nel senso che se la coscienza non ci rimprovera grandi cose, è chiaro che noi sappiamo che potremmo stare a combinare un sacco di guai senza accorgersene. Può darsi che stiamo facendo qualcosa che sia molto sgradito, sgradito, molto sgradito al Signore, e la coscienza, a causa di un certo stordimento, di una non corretta formazione, magari non ci avverte. Però per queste cose, a quanto ne so, insomma, è difficile andare a finire dannati, si spera, insomma, ecco. Quindi, conoscendo un po' meglio la meta della nostra fede, dovrebbe venire un pochino di desiderio di raggiungere la pienezza della beatitudine e soprattutto di vivere una vita cristiana. I cristiani non hanno paura della morte. Cioè, noi abbiamo una schiera di martiri che ci precede, che ci è di esempio. Molti di quelli andavano al martirio cantando, non è che andavano al martirio cantando perché sono fuori di testa o perché erano immuni dal dolore, andavano al martirio cantando perché se uno muore martire è uno dei pochi modi certissimi per avere la garanzia che si va dritti dritti in paradiso. E tra l'altro con un grado di gloria abbastanza grande, perché insomma, versare il sangue per il nostro Signore è qualcosa di impegnativo. Quindi, bene, dette tutte quante queste cose, andiamo un attimo a introdurre brevemente il paradiso. Il termine paradiso pare che derivi etimologicamente da una radice persiana, per cui di per sé paradiso significherebbe, in base a questa etimologia, giardino. Già questo termine ci fa subito pensare a un ben antico giardino, no? Il giardino dell'Eden, no? Eden in ebraico significa addirittura piacere, delizia. Sappiamo bene che il nostro Signore, per farci edotti del fatto che il paradiso esiste, l'uomo l'aveva collocato dopo la creazione in un piccolo paradiso, che era il paradiso terrestre, che era il prodromo, la figura, l'immagine del paradiso celeste, in cui l'uomo sarebbe andato dopo aver servito e amato il Signore in questa vita. Evidentemente non era molto molto più dilettevole e che adesso ha sviluppato tutte quante le sue potenzialità, ha messo a frutto tutti quanti i suoi talenti e molti altri dettagli non ci è dato di saperli perché purtroppo il paradiso terrestre è andato perduto, ma e anche qui faccio riferimento a un'altra area, diciamo così, della mia, chiamiamola, predicazione apostolica, che è la divina volontà. Il paradiso terrestre e l'Eden in larga parte si possono reintegrare, si possono recuperare. Anzi, nostro Signore, con la sua passione e morte, aveva come fine ultimo, nel senso definitivo, e quindi come fine primario, non semplicemente di metterci in piedi con le ossa sempre un pochino rotte, ma reintrodurci a ciò che purtroppo era stato un tempo perduto. E questo, a quanto pare, è in parte possibile.
Quindi ecco, ci accingiamo a questo viaggio anche sulla scorta di queste bellissime conoscenze, no? Quindi sotto questo punto di vista mi permetto di invitare anche qui ad approfondire un po' l'ampio discorso sulla Divina Volontà. Io sto parlando di questo ormai, siamo nel 2023, stiamo per compiere il sesto anno da quando ho cominciato un pochino a conoscere e quindi poi a divulgare, a parlare di questo mondo completamente divino, no? Quindi certamente alla luce di queste ulteriori conoscenze, il discorso sul paradiso diventa ancora più completo, oltre che più bello ed avvincente. Bene, detto questo, cominciamo a vedere un pochino di testi biblici. Volevo prima dire una cosa, no? Il giardino dell'Eden è stato già in parte richiamato da nostro Signore Gesù Cristo, perché se vi ricordate bene, secondo il Vangelo di San Giovanni, dov'è che fu posto il corpo di Gesù? In un giardino, no? Il sepolcro di Gesù era questo piccolo giardino alle falde del Monte Calvario, perché quando Maria di Magdala va a visitare il sepolcro di Gesù e trova la tomba vuota, ricordate, no? Dice, si sente chiamare, dice: "Ehi, donna, perché piangi? Chi cerchi?" C'è lei pensando che fosse il custode del giardino. Capite? Quindi sta dicendo, cioè, guardate che Dio non fa mai cose a caso, no? Sepolto nel giardino e risorto nel giardino. Quindi la morte e la risurrezione di Gesù sono lo strumento per mezzo del quale possiamo essere reinseriti nel giardino terrestre e nel giardino celeste. Quindi queste sono cose abbastanza belle, che certamente è bello, oltre che utile, richiamare. Allora, andiamo a vedere anzitutto il primo testo, questo è facilissimo pensarci, dove proprio il paradiso viene nominato. Sic et simpliciter. Ci abbiamo Gesù crocifisso. Ricordiamo tutti quanti la scena, che in mezzo a due malfattori, uno gli bestemmia contro, ma un altro a un certo punto gli dice: "Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno." Cosa risponde Gesù? E questo è Luca 23,43. Gli disse: "In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso." E il termine greco è inequivocabile, perché c'è proprio paradeisos, no? Che in greco paradeisos. Para significa presso, deisos viene dalla radice di theos, no? Quindi paradiso, ciò che sta presso Dio, no? Quindi bellissima anche questa etimologia, no? Quindi qui compare un termine oltremodo inequivocabile, quindi Gesù afferma inequivocabilmente l'esistenza del paradiso con questa espressione letterale. Anche San Paolo, nelle sue lettere, in una circostanza, nomina esplicitamente il paradiso, a proposito, nella seconda lettera ai Corinzi, della sua personale esperienza di essere rapito fino al terzo cielo. Lui non dice espressamente che lui, dice: "Conosco una persona", ma questo modo di esprimersi lo sanno bene coloro che leggono la vita dei santi. Quando si sente questa espressione è perché la persona, che è umile, non vuole certamente presentare se stesso come esempio, specialmente quando è insignito di doni significativi, no? Allora, in secondo Corinzi 12, che è il capitolo, nel versetto che precede quello che ci interessa, che è il 3, si legge: "Conosco un uomo, so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso." Anche qui, er page eiston paradeison, proprio il termine greco, "e udì parole indicibili che non è lecito
ad alcuno. Pronunciarlo. Quindi San Paolo anche esplicitamente nomina il termine paradiso. Abbiamo anche però il libro dell'Apocalisse, dove troviamo nominato espressamente il termine paradiso. Versetto 2,7, una delle lettere alle sette chiese, precisamente questa si tratta della lettera alla chiesa di Efeso, che si conclude con queste parole: che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Attenzione, anche qui l'albero della vita richiama la storia dei nostri progenitori, perché compiuto il peccato originale viene interdetto a loro l'accesso al misterioso e simbolico albero della vita. Quest'albero del paradiso, della vita che sta nel paradiso di Dio, però viene promesso al vincitore. Sappiamo bene che il vincitore nel libro dell'Apocalisse, quindi Toni Conti, sapete che Niconti è il verbo greco nikao, da cui deriva anche la parola vittoria, che è Nike, no? Vedete che è quella famosa marca di sportiva che si pronuncia Nike all'inglese, ma in realtà è proprio la traslitterazione testuale del greco Nike, cioè vittoria, no? Il vincitore è quello che vince contro il diavolo, è quello che vince contro il mondo, è quello che vince contro la carne, è quello che vince contro i nemici di Dio, perché noi siamo in guerra qui, una guerra sui generi, certamente, che si combatte con armi peculiari, ma siamo in guerra. C'è chi vince e c'è chi perde. Chi perde, ahimè, fa una brutta fine, mentre chi vince viene premiato dal Signore con premi di una certa rilevanza. Viste queste citazioni testuali, ci sono poi una serie di passi biblici dove, anche dove non venisse testualmente citata la parola paradiso, però ne viene evidentemente descritto il paradiso con espressioni evidentemente quanto mai eloquenti. Per esempio, sempre rimanendo nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 22 sappiamo che dopo la grande tribolazione, eccetera, eccetera, il capitolo 22esimo è proprio quello che conclude il libro dell'Apocalisse e si conclude con la visione della Gerusalemme celeste. È chiaro che la Gerusalemme celeste che cos'è? Andiamo a vedere i versetti, diversi versetti qui. Vedremo i primi due, il 4 e il 14. Dice: mi mostrò poi un fiume di acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita. Vedete di nuovo il ritorno all'albero della vita, no? Che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Qui abbiamo le reminiscenze del profeta Ezechiele, la bellissima profezia dei fiumi d'acqua viva che sgorgono dal tempio di Dio e con gli alberi che producono frutti 12 mesi l'anno, no? E le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Anche questa è una citazione testuale del profeta Ezechiele, di questo passo. Più avanti, versetto 4, gli eletti vedranno la faccia del Signore. Vedete la visione, qui si parla proprio della visione beatifica. Kai opsontai to prosopon autou, inequivocabile in greco. Vedranno il volto del Signore, prosopon è proprio la faccia, proprio il volto, e porteranno il suo nome sulla fronte. Sappiamo anche qui, no, che fin dai tempi ancora del profeta Ezechiele, quando vengono sterminati i cattivi dall'angelo sterminatore, vengono risparmiati coloro che su cui era stato impresso sulla fronte un segno. Segno di Dio, no? Sapete
libro del profeta Ezechiele lo chiama il Tau, è per questo che San Francesco si firmava sempre con il Tau, no? Tau è l'ultima lettera dell'alfabeto greco, per chi non lo sapesse, e sembra una piccola crocetta, no? Una piccola crocetta a cui manca semplicemente lo spessorino di sopra, no? Però è una, appunto, una croce senza, diciamo, la parte superiore del vertice che emerge sul braccio orizzontale, no? Il braccio orizzontale posto sul braccio verticale. Quindi un segno quanto mai emblematico. Tutti quanti noi, quando siamo stati battezzati, non dimentichiamolo mai, la prima cosa che ci è stata fatta è stato il segno della croce sulla fronte, proprio a richiamare queste realtà, no? Quanto battezzati, noi abbiamo, in quanto battezzati, un passaporto per il paradiso. Poi certamente, per quanto riguarda i passaporti umani, quello poi bisogna tenerlo, bisogna tenerlo in condizione di validità, non lasciare che scada, no? Immagino un pochino così, ecco. Cioè, scade quando chiaramente non viene rinnovato, non viene coltivato, ecco. Quindi capiamo bene, fuori di metafora, tutto questo che significa, no? E più avanti ancora, nel versetto 14, troviamo: beati coloro che lavano le loro vesti, avranno parte ancora dell'albero della vita e potranno entrare per le porte nella città. Dopo l'Apocalisse parla dell'albero della vita e parla anche del libro della vita, no? Altro punto misterioso, perché il libro della vita è il libro dove sono contenuti tutti quanti i nomi dei cosiddetti predestinati. Cioè, il libro della vita contiene i nomi dei membri della Chiesa di Dio. Perché la Chiesa di Dio è la comunità dei santi. E, come tante volte ho detto, la bellezza di ciò che è la Chiesa, e anche chi veramente appartiene alla Chiesa, lo vedremo soltanto quando staremo in paradiso. Perché sul pianeta Terra, purtroppo, non tutti quelli che appartengono all'unica vera Chiesa di Cristo, che è la Chiesa Cattolica, non tutti quelli che vi sono dentro con il corpo, perché hanno ricevuto appunto per grazia il battesimo, vi sono dentro anche con il cuore. E non tutti quelli che hanno ricevuto il battesimo, ahimè, raggiungeranno l'eterna salvezza. Possono per contro esserci al di fuori dei confini visibili della Chiesa persone che raggiungeranno la salvezza, pur non avendo avuto il dono inestimabile del battesimo, perché, come da tempi immemorabili la sana dottrina cattolica insegna, fanno parte della Chiesa con il cuore, anche se non con il corpo. Perché? Perché mossi da buona volontà e da retta coscienza, pur non avendo la pienezza della verità, quindi non adorando il vero Dio e quindi non avendo nemmeno la pienezza della conoscenza morale e delle verità di fede necessarie per raggiungere l'eterna salvezza, tuttavia, essendo questa ignoranza dovuta a causa non imputabile a loro, questa è la condizione fondamentale per raggiungere la salvezza di fuori dei confini visibili della Chiesa. Quindi si deve stare fuori dalla Chiesa non perché la si è rifiutata l'annuncio del Vangelo, ma perché non lo si conosceva o non ci sono state, non si sono verificate quelle condizioni soggettive che ne permettessero, che permettessero l'accoglienza dell'annuncio della salvezza, no? Questi possono arrivarci, ma questi li vedremo anche in paradiso. Qui sulla terra, come la Chiesa è rivestita di una santità vera, anche se imperfetta, perché questa non sempre e non dovunque rifulge nei suoi figli visibili, perché alcuni purtroppo, come dire, ripercorrendo le orme di traditori e rinnegatori, non esprimono nella vita il
potenziale di grazia ricevuto che di per sé sarebbe a loro disposizione. Ancora, andiamo avanti ancora in rassegna biblica. Facciamo un salto adesso nell'Antico Testamento, precisamente nel secondo libro dei Maccabei, ecco, testi che in parte già conosciamo perché li abbiamo visti parlando del purgatorio. E qui c'è il famoso martirio dei sette figli della santa donna israelita, dove a un certo punto uno di essi, prima di essere appunto ucciso, dice: già ora i nostri fratelli che hanno sopportato breve tormento hanno conseguito da Dio l'eredità della vita eterna. Bellissimo anche qui, no? Sapete che il libro dei Maccabei non abbiamo il testo ebraico perché è un libro deuterocanonico, come si dice, abbiamo il testo greco. No, abbiamo anche il testo ebraico adesso, anche se è un testo deuterocanonico, abbiamo anche il testo ebraico. Davanti a me adesso ho il testo greco che parla esplicitamente, però, nella versione della 70, hanno conseguito da Dio l'eredità della vita eterna, no? Aenauzo es, ponon aenauzo es. E tu invece subirai per il giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia, no? Ok. Poi abbiamo un altro testo ancora, che adesso andremo a vedere, e che è volte, allora torniamo indietro, torniamo al Vangelo, il Vangelo secondo Matteo. Ricordiamo tutti quanti l'episodio del giovane ricco. Qui abbiamo visto che a partire dal testo dei Maccabei abbiamo un termine che è vita eterna. Che cosa dice il giovane ricco quando si avvicina a Gesù? Maestro, Matteo 19,16, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli risponde: guarda che perché mi chiami buono, uno solo è buono, per entrare nella vita osservi i comandamenti, eccetera, eccetera. E poi sappiamo l'episodio. E più avanti, sapete che dopo l'episodio del giovane ricco, che questo se ne va, gli apostoli rimangono perplessi, dicono: ma chi si può salvare? Dice: ma è impossibile verso gli uomini, è possibile verso Dio. A un certo punto Pietro dice: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa ne avremo in cambio? E Gesù risponde: chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Ancora, vedete, di nuovo ricorre questo bellissimo termine, Zoen Aionion, quindi la vita eterna, promessa dal Signore a chi per amore suo rinuncia a tutto e lo segue. Ancora, ricordiamo quando abbiamo parlato dell'inferno che abbiamo visto il brano del ricco cattivo e del povero Lazzaro. Cosa abbiamo qui? Che mentre il ricco cattivo sta all'inferno, Lazzaro morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Ora è chiaro che qui si parla di seno di Abramo perché Gesù non era ancora risorto dalla morte, nella supposizione che fa di questa parabola, e quindi il seno di Abramo era un'immagine per designare quel luogo dove i santi dell'Antico Testamento sostavano, il cosiddetto limbo dei santi padri, così chiamato dalla tradizione, in attesa di entrare in paradiso per l'avvenuta redenzione. Quindi, però, ne era un prodromo. Ecco, è importante considerare questo brano perché compare l'immagine speculare della dannazione, no? Quindi c'è il ricco cattivo che sta nell'inferno tra i tormenti e il povero Lazzaro che sta nel seno di Abramo in attesa della beatitudine. Poi abbiamo il capitolo terzo del Vangelo di San Giovanni,
Subito dopo il colloquio con Nicodemo, Gesù spiega, no, non subito dopo, al termine del discorso con Nicodemo, Gesù gli spiega che come Mosè innalzò il serpente nel deserto, siamo a Giovanni 3,14, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, attenzione perché chiunque crede in lui abbia ancora la vita eterna. Ancora sempre stesso verso, Zoen Aionion. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare al suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna ancora. Ora, c'è ancora qualche altro brano biblico e poi ce lo andiamo a gustare perché ce li vediamo tutti, almeno quelli principali. Una prima sosta però vorrei fare, no? Specialmente con queste parole di Gesù. Cosa è venuto a fare Gesù Cristo sulla terra? E perché noi siamo cristiani? Per avere la vita eterna. Nella forma antica di amministrazione del battesimo, che a mio modestissimo avviso è bellissima, e che contiene delle ricchezze e dei tesori, che purtroppo nella nuova versione dell'amministrazione del battesimo non ci sono più, ma bellissimo all'inizio del sacramento. Che cosa viene a chiedere la Chiesa di Dio? Non si dice subito il battesimo. Si dice alla Chiesa di Dio venga a chiedere la fede. Alla Chiesa la chiediamo la fede. Perché è la Chiesa che custodisce la fede, divina e cattolica. Non tu. Guardate che c'è cioè, la sapienza di queste cose, no? Io nei primi anni che ero un giovane sacerdote, quante prediche ho fatto sulla cosiddetta fede fai da te. E molti miei, come dire, come vogliamo chiamarli, followers della prima ora ogni tanto mi scrivono, me lo ricordano, no? La fede fai da te. La fede non è mai fai da te, perché la fede ce la dà la Chiesa, che la custodisce perfetta, intatta e integra. Dice, continua il rituale antico. E che cosa ti dà la fede? Risposta. La vita eterna. E poi, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Viene ripreso le parole di Gesù al giovane ricco, no? Amerai il Signore tuo Dio. La fede ci dà la vita eterna. Noi non siamo cristiani. Che cosa siamo cristiani a fare? Cioè, un cristiano che non crede nella vita eterna, ma che razza di cristiano è? Un cristiano che ha non dico paura, ma alcuni hanno il terrore della morte. Ma che razza di cristiano è? San Paolo scrive nelle sue lettere qualche cosa che non vedremo nelle citazioni bibliche perché è una notazione, come dire, abbastanza accidentale, una parola dice: guardate che se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, ma noi siamo da compiangere più di tutti quanti gli uomini. Siamo i più scemi di tutti. Perché? Perché la vita cristiana comporta, insieme a tante cose meravigliose, però comporta anche delle rinunce, comporta anche dei sacrifici. Diciamocelo francamente. Ecco, diciamocelo chiaramente. E che cosa mi sacrifica? Perché io devo rinunciare a dei divertimenti o a dei piaceri, per quanto bassi, in quanto peccaminosi? Certo, noi sappiamo dalla fede che, essendo peccaminosi, oltre ad essere bassi, se io li gusto, facciamo come il peccato originale. Sembra bello all'apparenza e poi sperimenterò la morte. Ma questo lo sappiamo dalla fede. In ogni caso c'è comunque una privazione di un bene dilettevole, lo chiamerebbe San Tommaso. Pensiamo per esempio a tutto quello che attiene alla tematica della lussuria. Perché tutto il mondo, c'è la stragrande maggioranza degli esseri umani, ahimè, sono lussuriosi? Perché quella è una cosa che porta, come dire, un piacere basso.
degradante per quanto mi riguarda, certamente. Ma tutti, ma che me ne importa? Me la godo e basta. I figli di Dio a queste cose non si abbassano. Guardate che oggi i figli di Dio battezzati si mortificano in un modo veramente disdicevole. Ma andate a leggere le testimonianze antiche. Quando San Paolo dice di queste cose tra voi neppure se ne parli, ma tra i cristiani neppure se ne parlava. Cioè, ma di che vogliamo parlare? Non esiste proprio. Cioè, la testimonianza e la coerenza che c'era su questo era assolutamente a prova di indefettibilità. Noi sappiamo, e questo lo sappiamo da Teneramata, non c'era da prima, che in paradiso, che è il luogo di tutte quante le delizie possibili e immaginabili, ci stanno tutte meno che quella. Ma guarda un po', come mai? In ogni caso è importantissimo notare che Dio ha mandato il Figlio nel mondo perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Che è l'unica cosa veramente importante in questa vita. È il senso della fede cattolica, è il senso della vita cristiana. Noi abbiamo 80 anni contro l'eternità. Io lo dico in continuazione, perché oggi, in mezzo a questa follia, e attenzione che, come abbiamo già visto per l'inferno, come vedremo anche per il paradiso, c'è qualcuno che oggi ha una sorta di vana credenza nel paradiso, che è come la vana credenza nell'amore di Dio e come la vana credenza nella misericordia. Questa vana credenza consiste in una, come dire, vaga e pallida idea, dice sì, dopo la morte ci deve essere qualcosa di bello. Ma questo qualcosa di bello, secondo questa vaga credenza, c'è per tutti i punti e basta. Muori. E già hai sofferto un pochino in questa vita, ti pare che dopo andiamo a soffrire pure dopo, con tutte le tribolazioni di questa vita. Finita la vita, si va in paradiso. E a me, come dire, mi vengono i 5 minuti, ma i 5 minuti non mossi, spero, dal difetto e dalla passione dell'ira e quindi dal vizio capitale dell'ira, ma quelli, spero, mossi dallo zelo per il bene delle anime, perché dire una cosa di questo genere non è, come diceva, ah, bravi che così affermano che esiste il paradiso, è questo che bravi ci credono che esiste il paradiso. Esiste il paradiso per i santi, non esiste il paradiso per... Il paradiso non è per i peccatori. Anche qui le sciocchezze che si dicono in giro. Quando si parla di peccatori, dire... Dentro il nostro contesto semantico, diciamo così, di persone di fede, peccatore. Peccatore si dice in due sensi ben differenti. Allora, c'è il peccatore in senso stretto e in atto, che è la persona che vive non in stato di grazia di Dio, cioè offende Dio consapevolmente, volontariamente, soprattutto volontariamente, e non di rado in materia grave. Guardate che questi qui in paradiso non ci vanno. Chiaro? Chi fa questo va all'inferno, non va in paradiso. In paradiso non ci va chi offende Dio col peccato. In paradiso ci va chi serve Dio con l'amore e con le buone opere e con le virtù, non chi lo offende col peccato. Ora, c'è un'altra accezione del termine peccatore, e questa la diciamo tutti i giorni, confessa a Dio Onnipotente con molto peccato, i pensieri, parole, opere, omissioni. Allora, l'altra versione del termine peccatore è il riconoscere che a causa del mio stato di decadenza, di natura decaduta, cioè una marea di piccolissimi peccati, piccoli o piccolissimi peccati, non parliamo poi delle imperfezioni e cose di questo genere, sono, ahimè, purtroppo inevitabili. Caruccio Sant'Alfonso Maria di Liguori, ricordo benissimo una sua operetta dove a un certo punto fa un elenco dei peccati veniali
evitabili, dei peccati veniali inevitabili, nel senso che tu ti puoi mettere tutto quanto lo sforzo che ti pare, potrai ridurne il numero, potrai ridurre i minimi termini, ma eliminarli tutti e del tutto senza una grazia straordinaria di Dio non è possibile in questa vita. Allora, sotto questo secondo punto di vista, è chiaro che siamo tutti quanti peccatori, nessuno, salvo la Madonna, può sfuggire da questa condizione. Ma questa non impedisce il paradiso, evidentemente. Ma la prima sì, però. Ora, dire delle frasi sciocche come che i peccatori vanno in paradiso, senza specificare, può essere foriero di equivoci, perché i peccatori, in senso stretto, in paradiso non ci vanno manco per niente, a meno che non trovino il modo, assecondando la grazia di Dio, prima di morire, di pentirsi amaramente di quello che hanno fatto e chiedere perdono e ricevere la soluzione sacramentale, fermo restando che per tutto quello che hanno combinato avranno una sosta più o meno lunga e più o meno dolorosa di purgazione. La dottrina cattolica sana è questa: chiunque predica altro non lo dovete stare a sentire perché sta fuori dalla comunione con la Chiesa. Detto in termini più prosaici, è eretico. E non bisogna ascoltare chi dice queste sciocchezze. Chiunque sia. Sempre nel Vangelo di Giovanni, andiamo al capitolo 10, riprendiamo la citazione dopo questa piccola sosta di commento. Dove Gesù, ancora parlando delle sue pecore, dice testualmente: io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Anche qui di chi parla Gesù? Delle mie pecore. Essere pecorella di Gesù, no? San Francesco chiamava Frate Leone pecorella di Dio, no? Essere pecorella di Gesù è una scelta. Entrare nel recinto. E la pecorella, come ben sappiamo, è un animale docile, che ascolta, che ubbidisce al pastore, che riconosce la voce del pastore, che cammina insieme al gregge, d'accordo? Quindi la dimensione ecclesiale, no? Le sue pecore, qui, che cosa sta dicendo Gesù? Se uno si mette dalla parte mia, può scatenarsi pure tutto quanto l'inferno, lo difendo io. Non permetterò che cada nelle mani del nemico, anche se per questo nessuno di noi deve diventare superbo o presuntuoso. Punto primo, perché possiamo essere sicuri di stare proprio bene dalla parte del Signore. Punto secondo, perché la presunzione immediatamente fa scattare, come dire, il pericolo, ecco, e la perdita dello status di pecorella di Gesù. Ma quando uno è veramente una pecorella di Gesù, ma ti pare che chi è più forte di Gesù? Chi è che può strappare qualcuno dalle mani di Gesù? Nessuno, nessuno, ovviamente. Ancora, nell'ultima grande azione di Gesù prima della passione, che è la preghiera sacerdotale, quando parla di sé, proprio all'inizio della grande preghiera sacerdotale, dice: Padre, è giunta l'ora che glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre mio, dice Gesù sempre nel Vangelo di San Giovanni. E con questo comprendiamo anche che la conversione è una grazia, che esige la nostra risposta, ma è una grazia. Noi non ci andiamo da Gesù se lui non ci chiama e non ci attira a sé, e non ci volge a sé. E la conversione è una grazia, per questo che noi dobbiamo pregare per la conversione delle persone che sono lontane dall'amore di Dio e che sono nel peccato. Perché se il nostro Signore non gli fa quella grazia, loro non possono tornare. Questa è un'altra verità di fede. Noi non possiamo tornare a Dio con le nostre gambe, con le nostre forze, se abbiamo peccato mortalmente. Ci vuole una grazia. La grazia della conversione, cioè è il Signore che ti prende e ti fa volgere lo sguardo verso di lui, fermo restando che poi tu dovrai dire sì, ritorno da te.
perché non avviene in automatico nulla nella nostra santa fede. Ecco, dopo le testimonianze del Vangelo di San Giovanni passiamo, torniamo meglio di nuovo, a San Paolo. Prima abbiamo visto il brano esplicito della seconda lettera ai Corinzi, ora adesso quello implicito del capitolo sesto della lettera ai Romani, dove ritorna ancora una volta cosa? Quale termine? Quello di vita eterna. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione, come destino avete la vita eterna. Brano molto emblematico a proposito del commento che ho fatto da poco. Liberati dal peccato, quindi, e fatti servi di Dio, anche qui il verbo non è fatti servi, è dulozentes, dulouo. Dulouo non è essere servo, ma dulouo è essere schiavo. In latino, in inglese, tu è slave. Dulos è lo schiavo, è lo slave, non è semplicemente il servo, il diaconos in greco. Quindi chi ci va in paradiso, chi va alla vita eterna, chi si fa schiavo di Dio, qui sembra sentire attraverso questo vocabolario paolino un bel prodromo di qualche migliaio di anni della vera devozione a Gesù e Maria insegnata da San Luigi Maria Grignion da Monforte, no? Dice, cosa significa essere cristiani? Farsi schiavi di Cristo per mezzo di Maria. Sta scritto nella Bibbia, sta scritto, non se l'ha inventato San Luigi Maria Grignion da Monforte. È il versetto che abbiamo appena letto. Chi si fa schiavo di Dio si raccoglie il frutto che porta alla santificazione. Letteralmente in greco, assai meglio che la traduzione della CEI, anche di quella del 2008, in greco c'è Ekete ton karpon iumon eis agiasmon, cioè avete il vostro frutto per la santificazione, cioè vi ricordate quando Gesù dice l'albero che porta frutto, l'albero che non porta frutto? State producendo frutti di santità e quindi avrete come fine, come traguardo, telos, la vita eterna, cioè la vita eterna viene raggiunta da chi lascia il peccato, liberati dal peccato, si fa schiavo di Cristo e compiere buone opere che ti portano alla vita eterna. Questa è la sequenza. Quindi non vanno in paradiso tutti quanti. Sapete la famosa questione del promultis, della traduzione in lingua volgare della formula della consacrazione, che purtroppo in Italia è stata fatta la scelta, non lo dico io, lo dice qualche eminente cardinale, purtroppo, di, nonostante la nuova traduzione del messale, di lasciare il per tutti. Ma questa, il latino non dice per tutti, dice promultis. Non perché qualcuno sia escluso, cioè non è che Gesù dice a te sì e a te no. No, nel cuore di Gesù nessuno è escluso dalla salvezza. Ma il problema è che molti si escludono da questa. E che quindi, pur essendo il sangue da parte del mittente, diciamo così, versato per tutti, non sarà raccolto da tutti. E era stato fatto notare che le parole sono importanti, perché c'è il pericolo oggi, che tra l'altro la consacrazione è la formula della consacrazione pronunciata ad alta voce, che chi sente versato per voi e per tutti dice: ah, va bene, ha versato per tutti il sangue di Gesù, quindi versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, quindi i peccati di tutti sono rimessi comunque sia. E questo non, si, non, 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 non è così. Tradurre in quel modo non vuol dire di fatto avallare questa interpretazione, però se ti appigli testuali con quella dice: ma no, non intende la moltitudine. È sempre meglio essere accorti, puntuali, a mio avviso,
precisi e fedeli, no? Ancora abbiamo Primo Timoteo, di nuovo la vita eterna, ma qui a questo santo vescovo e suo figlio spirituale, San Paolo rivolge una bellissima esortazione. Qual è questa esortazione? Dice: guarda, caro Timoteo, combatti la buona battaglia della fede. Ho detto che la vita cristiana è una milizia. Attenzione, sapete com'è in greco? Agonizu. Avete visto l'agonia, no? O meglio, l'agonistica, lo sport a livello agonistico. Lo sport a livello agonistico vuol dire lo sport a livello professionale, no? Non è lo sport fatto per diletto, ma è lo sport che diventa un lavoro intenso, lo devi allenare tutto il giorno. L'agonistica. Allora, noi siamo degli agonisti, dei combattenti. Combatti la buona battaglia della fede. Per conservarla la fede, per custodirla, per testimoniarla. Non è una battaglia testimoniare la fede, non è una battaglia che tu, se fai delle scelte coerenti con il cristianesimo, ti metti contro, ti traversa il mezzo mondo, devi sentirti insulti, devi sentirti calunnie, devi sentirti diffamazioni, biasimi, critiche, derisioni messe da parte. È una battaglia, ci vuole coraggio, ci vuole per fare queste cose qui, no? Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stata chiamata, alla quale sei stato chiamato, cerca di raggiungere. Epilambano è in greco, no? Che abbi questo obiettivo. Lambano vuol dire, in greco vuol dire prendere. Epi, quindi cerca di afferrare sarebbe, no? Ecco. Cerca di acchiappare la vita eterna. Quindi, ma è un qualche cosa che non è scontato. Combattendo la buona battaglia, ti stai avviando verso la vita eterna alla quale sei stato chiamato, siamo stati chiamati tutti quanti e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Ancora, altro brano, abbiamo una lettera stavolta all'altro grande figlio spirituale di San Paolo e a sua volta vescovo non di Efeso come Timoteo, ma di Creta, cioè Tito. Che proprio nell'incipit della lettera di Tito gli viene detto, Paolo, questo è il versetto 1, apostolo di Gesù Cristo, per chiamare alla fede gli eletti di Dio per far conoscere la verità che conduce alla pietà, attenzione, ed è fondata sulla speranza della vita eterna, promessa fin dai secoli eterni da quel Dio che non mentisce. Attenzione, io sono stato chiamato per far conoscere la fede. Per chiamare alla fede gli eletti di Dio e far conoscere la verità che conduce alla pietà, e questa verità è fondata sulla speranza della vita eterna. Cioè la speranza della vita eterna sta al cuore della nostra verità cristiana. Perché Gesù è venuto per questo. La Chiesa non sta sulla terra a fare la onlus. Noi non stiamo sulla terra per risolvere i problemi del mondo o per fare politica. O per fare le agenzie sociali, o per che ne so, mettersi a elaborare teorie economiche. Queste cose le fanno i secolari, si direbbe, o quelli là che sono preposti alla cura delle cose di questo mondo. Noi non facciamo questo, noi esistiamo per portare la gente in paradiso, cosa del tutto non scontata e non ovvia. È cosa decisiva perché vorrei vedere quale folle, tanto ci creda o non ci creda, l'eternità esiste. Quale folle baratterebbe 70, 60, 80 pure, 90, 100 contro l'eternità? Ah, io mi diverto 600 anni e poi mi vado in rovina eterna. E che problema c'è? Vedrai che problema c'è. Nessuna persona ragionevole farebbe un discorso di questo genere. Nessuna. Purtroppo
purché però sia aiutato a riflettere e a pensare. Abbiamo quasi finito, eh? E così finiamo anche questa puntata. Prima lettera di San Giovanni, il grande cantore del paradiso, 2 versetto 25. In maniera lapidaria, questa è la promessa che egli ci ha fatto, la vita eterna. Noi vogliamo la vita eterna, noi della vita temporale, capite che eterna? Sapete che ci sono due dimensioni, no? L'eterno e il tempo, l'eternità e la temporalità. A noi del tempo non ce ne importa proprio niente, dei beni temporali non ce ne importa niente, cioè i beni temporali per noi sono delle cose che usiamo in vista dei beni eterni, sono utili, per carità, alcuni. È utile pure il computer oggi, come chi sta sentendo la diretta o chi ascolterà il video lo vedrà, anche quello può essere utile. Ma noi andiamo e aspiriamo alla vita eterna. La promessa che Gesù ci ha fatto è la vita eterna. La Madonna lo disse in termini, come dire, semplici, semplici a Santa Bernadette. Io non ti prometto la felicità in questo mondo, te la prometto nell'altra. Attenzione, per evidenziare lo scarto che c'è tra questa e l'altra vita, no? Anche perché ai tempi in cui la Madonna parlava a Santa Bernadette, questa è una considerazione mia, non era ancora giunto il tempo per rivelare il dono della divina volontà agli esseri umani. Era quasi arrivato, ma non ancora del tutto. Quindi quello che ci permette di, non dico, ecco, proprio avere la felicità del paradiso sulla terra, ma qualcosa di simile. Perché come in cielo, così in terra. Il cielo scende sulla terra, eh? Abbiamo ancora un altro brano della prima lettera a Giovanni, che è stavolta dal capitolo 3, il versetto 2. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui e lo vedremo così come Egli è. Di nuovo si riparla della visione beatifica. Noi siamo figli di Dio. E quando sentiamo dire questa frase dovremmo saltare di gioia. Non è ancora rivelato ciò che saremo, ma cosa sarà vedere Dio così come Egli è. Ultimo brano di oggi, che riprende perfettamente questa immagine giovannea, dice: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anche io sono conosciuto. Qui, vedete, fa riferimento alla stupenda dimensione, perché noi alla vita eterna ci arriviamo per mezzo della fede. Ma la fede non è una conoscenza chiarissima, è una conoscenza confusa, come in uno specchio. È una conoscenza imperfetta, noi conosciamo la verità delle cose, ma non la possiamo penetrare e sviscerare perfettamente. Visto anche quando al termine della diretta mi fanno un po' di domande, no? Alcune domande sono domande che non hanno risposta, perché uno dovrebbe essere Dio, specialmente quando si tratta di domande che vanno un po' a curiosare su aspetti particolari che Dio non ci ha rivelato, e per cui io non lo so, perché per quanto cerchi di custodire la fede divina e cattolica, sono un povero uomo, sono un essere umano e la fede divina e cattolica ci mette in contatto con la verità, ma non in maniera perfettissima, non in questo mondo, non completa. Ecco, e con questo abbiamo fatto questa prima ampia rassegna, l'introduzione al paradiso che abbiamo visto. Paradiso, vita eterna, visione beatifica, ecco, queste sono alcune delle cose che Dio ha preparato a coloro che vanno. Ci aggiorniamo alla prossima puntata. Amici, Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.